Analisi degli hentai, ovvero figure retoriche. Analizziamo nello specifico cosa vuol dire essere persone negli hentai. Giovani studentesse giapponesi timide, con o senza occhiali, dalle misure vagamente simili a quelle di Pamela Anderson, le giapponesi descritte negli hentai sono l'esatta trasposizione delle studentesse giapponesi. In Giappone, infatti, le ragazze hanno uno sviluppo spropositato, pur conservando l'innata arte del mugolio improvviso. Queste ragazze, in ogni caso, sono sempre alle prese con ragazzi piuttosto maneschi o con alieni simili a volpi famelici. Tentacoli. Il Giappone è la terra del sushi, del mangiare pesce crudo, quindi non è una sorpresa che i giapponesi siano fissati con i polpi e i tentacoli. Negli hentai i tentacoli, appartenenti ad alieni pesce, solitamente si infilano in ogni orifizio possibile, anche se grazie alla censura non si capisce mai esattamente che fine fanno. Questo particolare arriva al limite quando il mostro tentacolare arriva a essere penetrato dal maschio in questione, come accade in Gantz. Donne gatto giapponesi. Oltre a mugolare, le donne gatto si esprimono con versi tipo nya e risultano ancora più mansuete delle giapponesi normali. Ah, che strana terra il Giappone! Avercele qui un paio di gattine. Donne giapponesi, che sembrano minorenni ma non lo sono. Nonostante l'impressionante altezza di 3 mele e poco più e la totale assenza di tette, nonché di alcuna presenza di pelo in ogni parte del corpo, esclusa la testa, queste donne non sono affatto minorenni. Madri giapponesi. Con tette strabordanti di latte da donare a ogni amico del proprio figlio, ovviamente insieme al figlio. Maschio ritardato. Una delle figure più comuni nell'hentai è di sicuro il maschio ritardato. Solitamente studente, lo si può distinguere dal fatto che non appena si ritrova con una ragazza che incredibilmente gliela dà, lui va nel panico più totale e gli sanguina il naso, senza contare la sofferenza che incontra nel fare sesso. Pervertito maniaco sessuale. Lo si distingue perché la parte superiore della faccia diventa nera, con occhi bianchi a forma di supernova e magari con un alone malefico intorno. Questi esseri a volte possono celarsi dietro persone normali, che tirano fuori l'istinto malvagio solo quando serve. Tutte le ragazze hentai hanno la stessa voce indipendentemente dall'età. Il pene maschile è di colore diverso dal resto del corpo, la tonalità può passare da un marocchino chiaro al rosso fuoco. L'uomo e la donna raggiungono l'orgasmo contemporaneamente. Le ragazze hentai non possono rimanere incinte. Prima di venire bisogna sempre annunciarlo a chiare lettere con frasi del tipo IM coming.
stuprare una donna è facilissimo perché questa non farà mai resistenza, al massimo pregherà l'uomo di smetterla e di fermarsi, per poi rassegnarsi al proprio destino e chiedere al massimo di fare piano, cosa che ovviamente non sarà neppure lontanamente presa in considerazione. In un rapporto quasi sempre l'uomo si limiterà a restare immobile sul letto, lasciando fare tutto alla donna, anche se questa è stuprata dall'uomo. Avere un rapporto orale con un uomo comporta l'arrossamento delle guance nella donna. Le ragazze hentai sono perfette e, a detta di molti nerd, molto sexy. 4 milioni sono i ragazzini tra i 13 e i 16 anni che ogni anno in Italia si suicidano perché scoprono che in realtà donne così non esistono. I ragazzi hentai hanno eiaculazioni violentissime al punto che potrebbero tranquillamente riempire una vasca da bagno con un orgasmo. La maggior parte dei ragazzi hentai possono avere orgasmi uno dopo l'altro e in rare occasioni eiaculare solo vedendo una donna mezza nuda. Le ragazze hentai non sono troie. Infatti le ragazze hentai non sorridono mai. Piuttosto assumono sempre un'aria sofferente e disperata. Non si sa ancora perché pratichino sesso se esso non provoca loro alcun tipo di piacere. La teoria più probabile è che i rapporti sessuali negli hentai siano solo della categoria stupri e violenze, questo per insegnare ai bambini come trattare le ragazze. Le lesbiche hentai vengono sempre nello stesso momento, provocando la formazione di due tsunami che guarda caso è una parola giapponese i quali collideranno irrimediabilmente. Yamete vuol dire basta. Tutte le ragazze, anche se sono delle brutte sfigate che giocano con le Barbie, sono capaci di essere le più porche del Giappone. Tutte le ragazze vengono. Le ragazze hentai si bagnano a tal punto che non solo gli si sporcano le mutandine, ma il liquido gli cola dalle cosce, bagnando persino gli autoreggenti, ovviamente messi in mostra dalla minigonna scolastica. Non importa se lo stanno facendo con un'orgia di uomini superdotati o con un bambino inesperto di 7 anni. Le ragazze hentai riescono sempre a godere come mai hanno goduto in vita loro. Le ragazze hentai hanno sempre voglia di cazzo e quando non resistono più corrono al bagno per masturbarsi, cosa che avviene spesso. Il ragazzo hentai ha puntualmente un pene spropositato tanto da far soffrire Rocco Siffredi di complessi di inferiorità. Suddetto pene ha capacità di resistenza teoricamente infinita e può soddisfare un numero imprecisato di donne hentai. Il ragazzo hentai non ha mai peli pubici, mai. E no, neanche sulle altre parti del corpo. Al 90% neanche la ragazza hentai li ha. Nel mondo hentai le vergini si contano sulla punta delle dita.
e comunque nel giro di 3-4 pagine, se lo erano, non lo saranno più. Se il ragazzo hentai si addormenta, al suo risveglio si ritroverà sopra una ragazza assatanata completamente nuda. Se gli alieni invadono la Terra, non gliene sbatterà mai niente di conquistarla, penseranno soltanto a sodomizzare le giapponesi. Nell'apparato femminile di una ragazza hentai riesce a entrarci contemporaneamente. Uno spazioporto interstellare, una cazzata di Berlusconi, il mitra di Rambo, l'Enel, le cascate del negro che fa a gara, Homer Simpson, Bart Simpson, Krusty il clown e un pedofilo. Le ragazze hentai non sono hentai, finché con loro non lo fai. In Giappone sembra non esistere una scuola dove le ragazze portino una gonna più lunga di 2 cm, con relativo panorama. Più che altro in Giappone le scuole che hanno una divisa con gonne più lunghe di 2 cm sono bandite dalla legge. Le ragazze hentai, anche se prima pudiche e riservate, si scopriranno vere ninfomani vogliose di cazzo solo dopo essersi masturbate la prima volta o dopo averlo fatto per la prima volta col primo che passava di là. In Giappone è normale masturbarsi in luoghi pubblici o fare sesso sfrenato su treni, aerei, navi da crociera, scuole, uffici, tutti rigorosamente affollati. Demoni e affini, se volevate anche l'azione, eccovi serviti. Arriveranno un esercito di demoni, di mostri o, più raramente, di animali predatori che stupreranno, uccideranno e mangeranno tutte le ragazze nei dintorni. Da notare il fatto che quando questi mostri sono impegnati nessuno potrà fermarli. Ma gli eventuali spettatori si limiteranno a stare fermi, a imprecare e a dire che non possono fare niente, anche se erano arrivati apposta per salvare le ragazze, o al massimo urleranno al mostro di fermarsi, e ovviamente non verranno nemmeno cagati. Ma i demoni neanche attaccheranno gli spettatori, essendo totalmente assorbiti nelle loro attività, i demoni che non partecipano allo stupro staranno fermi a guardare gli spettatori senza far nulla. Poi, appena finito lo stupro, i demoni si risveglieranno e partiranno all'attacco. Ma verranno sgozzati, sventrati, fatti a pezzi dall'eroe cazzuto di turno, che poi verrà festeggiato come eroe nazionale, e si scoprirà tutte le vittime dei demoni, che torneranno immediatamente alla loro vita felice e tranquilla come se niente fosse successo. Lo sfregamento con la vagina della ragazza hentai fa spesso diventare il ragazzo hentai invisibile. Tutti i vecchi del Giappone sono in realtà dei superdotati che anche all'età di 90 anni possono tranquillamente eiaculare un'ondata di sperma durante l'orgasmo. Negli hentai le leggi della fisica non esistono, infatti si passa dagli spogliatoi a sott'acqua.
acqua a un armadietto delle scarpe, a sotto una scrivania, fino addirittura a farlo in bagni pubblici come contorsionisti esperti. Inoltre la ragazza hentai è in grado di assumere qualsiasi cosa senza provare il minimo dolore. Ma appena viene penetrata o impiattata urla come una sciamannata e in alcuni casi urla e sbava che manco il Niagara, solo sfregandole i capezzoli. E si conclude qui una mia personale analisi del mondo degli hentai. Sia chiaro che quanto detto è solo a scopo informativo, inerente al mondo del manga hentai e alle sue contorte meccaniche. Al prossimo vlog paradossale.